Ciao a tutti ragazzi, sono Hyde e come vedete torno con un nuovo video. Un video extra in realtà perché come vedete l'ho pubblicato in un giorno in cui di solito non pubblico mai. È un video che dovevo e volevo pubblicare da un po', doveva uscire la scorsa settimana ma per una serie di motivi ho dovuto posticiparlo e quindi pubblicarlo oggi. Come avrete capito si sta per parlare dei rompicapo. Immagino che molti di voi non sapranno minimamente di cosa io stia parlando. Ve la faccio brevissima, in pratica circa per metà giugno io e Jack abbiamo presentato un rompicapo di nostra invenzione. Una scatola di legno chiamata Dr. Jack Mr. Hyde, il cui scopo è quello di riuscire ad aprirla, quindi un vero e proprio rompicapo costruito interamente a mano, di cui abbiamo prodotto qualche decina di pezzi, e tutti questi pezzi come vi dicevo a mano. Infatti sono stato aiutato da Alessio del laboratorio Lag, un ragazzo di Ferrara, della mia città, che ha la passione per il legno e che quindi mi ha aiutato con lo sviluppo e la produzione dei primi pezzi di questo rompicapo. Cos'è successo? In pratica questi pezzi sono stati messi in commercio circa per metà giugno appunto e sono andati sold out in pochissimo, e quindi appena sono finiti questi pezzi abbiamo fatto partire un preordine, ovvero la possibilità di acquistare già il rompicapo e quindi di pagare in realtà quella che poi sarebbe stata la produzione di questo rompicapo, che poi è il significato di preordine, cioè io ordino una cosa prima che sia effettivamente disponibile. Una sorta diciamo di raccolta fondi, cioè non proprio la stessa cosa, però più o meno il principio è quello. Ovviamente c'erano scritte le tempistiche che andavano da un mese e mezzo, due mesi, poi dopo le abbiamo modificate in base all'ordine di numero di prenotazione, perché appunto questi rompicapo richiedevano molto tempo. Immaginatevi che erano fatti uno a uno a mano ed era davvero un gran lavoro, ogni singolo rompicapo richiedeva molto tempo. E quindi ricollegandomi a quello che ho detto prima, Alessio di questo laboratorio Lag, non potevo ovviamente fare una produzione in serie di centinaia di copie, sarebbe stato impensabile, quindi era proprio impossibile avviare una produzione del genere da privato, da insomma in un garage con ovviamente gli strumenti che uno può avere. Ci tenevo a dirlo perché come avete capito ci sono stati dei ritardi nella produzione di questo rompicapo e non vorrei mai che la gente pensasse che sia stata colpa di Alessio. Mi sembrava doveroso dirlo. Quindi, ovviamente sapevamo già prima di iniziare il preordine come muoverci, avevamo già contattato varie aziende che potevano produrre appunto questo rompicapo, che poi io dico azienda, però stiamo sempre parlando di persone che fanno i rompicapo a mano, perché non esiste alcuna azienda al mondo che ti faccia una cosa in legno di quel tipo, che ovviamente ha un meccanismo, insomma stiamo parlando di un rompicapo in serie. Quindi semplicemente si trattava di trovare qualcuno che avesse più persone che ci lavorava e che quindi potesse produrre più rompicapo il minor tempo possibile. Ovviamente ragazzi ci tengo a dire che non stiamo parlando di una produzione a scala mondiale di migliaia di copie, anzi noi dopo un pochino abbiamo anche stoppato i preordini perché prima di tutto volevamo che i pezzi fossero abbastanza limitati, cioè che fosse, non dico un prodotto esclusivo, ma un qualcosa di più di nicchia, tra virgolette. E poi anche perché non volevamo diluire di troppo i tempi, cioè noi volevamo stare dentro certe tempistiche. Cosa è successo in pratica? Avete capito dal titolo del video, ci sono stati dei ritardi. Io volevo assolutamente fare questo video, tra l'altro lo sto facendo in un momento in cui finalmente siamo arrivati al punto in cui i rompicapo sono prodotti e li stiamo spedendo. Quindi sì, l'ho fatto forse un po' in ritardo, però durante questi mesi di attesa ovviamente io periodicamente inviavo delle mail a tutte le persone che avevano preordinato il rompicapo, delle mail spiegando i motivi del ritardo, ma non solo queste mail generali. Rispondevo ogni giorno insieme a mio amico Edoardo, il ragazzo che mi aiuta a gestire Hyde Store. Rispondevamo giornalmente ad ogni persona che aveva dubbi riguardo al rompicapo, chiedeva informazioni riguardo alla spedizione, la produzione, insomma a tutto. Abbiamo cercato di essere più attivi possibili, però capisco che una mail è diversa da fare un video, perché alcuni sono arrivati anche a pensare che magari le mail fossero, non so, dei format che noi ci eravamo già preparati all'inizio di tutto per poi inviarli schematicamente, senza quindi dar conto a ogni caso singolarmente, ma inviando delle mail fatte, cosa che non abbiamo assolutamente fatto. Ma per togliere ogni dubbio ci tenevo a fare questo video, a parlarvene di persona tra virgolette, o comunque faccia a faccia, giusto per una questione di fiducia, perché effettivamente mettendomi nei panni di una persona che aspetta il suo rompicapo e si vede un mese di ritardo nella produzione, anche se legge le mail, anche se cerchiamo di rassicurarlo ogni giorno, non c'è quel riscontro diretto, non c'è quella, insomma si è sempre un po' scettici. È ovvio ragazzi, cioè che a me sembra scontato dire che dopo aver lavorato a tantissimi progetti, dopo che mi faccio vedere, che Jack si fa vedere praticamente 2, 3, 4 volte a settimana pubblicamente in video sui social eccetera, sarebbe quasi stupido da parte nostra truffare, cioè, passatemi in termine, anche se per me è esagerato, però sarebbe proprio stupido per la nostra immagine, per il nostro lavoro, mentire su una cosa così delicata. Cioè stiamo parlando di persone che hanno dato dei soldi e che si aspettano un prodotto, e da parte nostra sarebbe distruttivo prendere dei soldi per poi non lavorare a quel prodotto e trovare delle scuse per dire che non arriverà mai. È davvero fuori dal mondo, però ovviamente immagino che le persone magari
Qualcuno che non ci conosce bene l'ha acquistato può aspettarsi di tutto. Vabbè, ma spiego velocemente i motivi del ritardo, perché mi sembra doveroso, anche se ovviamente nelle mail io ho sempre cercato di spiegare tutto ogni volta. Semplicemente è stato questo. È stato un errore un po' da parte nostra, anche se in realtà ci tengo proprio a dire che noi non siamo stati i diretti responsabili, perché appunto noi ormai non ci mettavamo più mano nella produzione, era da parte di terzi. E quindi cosa è successo? Banalmente l'errore è stato prima, in principio, perché varie aziende che avevamo contattato, dopo aver visto il progetto, dopo un attimo aver visto che comunque sicuramente ci sarebbe stato abbastanza riscontro, quindi era un prodotto che probabilmente poteva vendere o che comunque avrebbe attirato molti interessati, diciamo che queste aziende ti dicevano un po' quello che volevi sentirti dire, nel senso, se io gli dicevo guarda, ce la facciamo a produrre questi 100, questi 200 entro un mese e mezzo, l'azienda ti diceva sì certo, magari inizialmente andremo un po' a rilento ma poi ci velocizziamo. L'altra azienda gli parlavi sommariamente del prodotto, ti diceva 3 mesi, tu dicevi no, e loro ti dicevano no, allora 2 mesi, cioè insomma, diciamo che tutti cercavano di tirare acqua al proprio mulino. Quindi diciamo che al di là di tutto i tempi si stavano già per dilatare, perché se uno ti diceva un mese e mezzo, in realtà poi trovava un metodo per dirti che erano 2. E quindi insomma c'è stato un problema a priori, però cercando alla fine abbiamo trovato un'azienda valida che ha assicurato certe scadenze. Il problema è stato anche che ad agosto c'è stato uno stop generale per via di ferie varie di costruttori. Quindi magari l'azienda che aveva 5 persone che costruivano ne vedeva 2 settimane d'agosto 3 che se ne andavano, le altre 2 settimane 2 che se ne andavano, e quindi lì il lavoro ha rallentato particolarmente. Quindi insomma, questa serie di cose, agosto è stato ovviamente il mese più deleterio dal punto di vista scadenze, perché ha creato un ritardo esagerato, ritardo che come avete capito non è di peso da noi, e quindi io mi trovavo lì, ragazzi non avete idea dell'ansia che avevo addosso, del dispiacere che avevo nel dover dire alle persone ragazzi ci sono dei ritardi, mi scuso, perché quasi sembrava una balla, ci sembrava quasi che noi non stessimo lavorando e rompicapo, c'era questo che l'idea che io non volevo che passasse, che ovviamente quando ti vedi del ritardo le pensi tutte. E quindi niente, io ci tenevo a ridirvi le cose che avevo già scritto per email ma che ora ho cercato di spiegare molto meglio. E voglio anche dirvi che finalmente i rompicapo sono prodotti. Ne mancano ancora alcuni, ma stiamo parlando delle persone che l'hanno ordinato magari ad agosto, quindi ancora siamo dentro le tempistiche. In questi giorni stiamo iniziando a spedirli, per la precisione da domani, che è lunedì, perché ovviamente non potevamo spedirli di domenica e sabato, però ci siamo, li stiamo spedendo. Vi chiedo di avere un po' di pazienza anche durante le spedizioni, ovviamente verranno inviati in ordine di prenotazione. E ci tengo a dire che, visto il numero di ordini, anche se l'avete ordinato il secondo giorno, non è detto che voi siate tra i primi. Quindi io mi impegnerò a spedirli il più velocemente possibile, abbiate pazienza, arriveranno a tutti. Non vedevo l'ora di dirvi che finalmente ci sono e finalmente li stiamo spedendo. Quindi l'attesa è finita. Io ragazzi spero di essere stato chiaro, ancora una volta chiedo scusa a tutte le persone che ovviamente hanno preordinato il rompicapo aspettandoci una certa scadenza e si sono visti invece un ritardo. Non sapete quanto mi dispiaccia, mettendomi nei vostri panni sarei stato arrabbiato, barra deluso, barra scettico come molti di voi, quindi non posso assolutamente biasimarvi, ma posso solo scusarmi tantissimo. Però ci tengo a dire che proprio mai, cioè io non riuscirei mai a fare qualcosa di scorretto nei confronti delle persone che sostengono i miei progetti, cioè proprio qualcosa che andrebbe contro tutto quello che sto cercando piano piano di costruirmi, contro tutta l'etica che ho sempre mantenuto durante questi anni in cui appunto ho venduto un mazzo di carte, un light cube, ho aperto un sito di vendite, insomma parlando proprio della parte progetti ho cercato di comportarmi sempre nel modo più corretto possibile e di fare le cose nel miglior modo possibile, perché è una cosa che mi piace fare. E niente, basta, sto parlando troppo, penso che abbiate capito, anzi spero che abbiate capito. E ragazzi, io vi ricordo che martedì, parlando appunto di progetti vari, esce il mio DVD Cubo Magia. Un DVD a cui lavoro da una vita, ragazzi, sapete che io sono fissato con la magia, con il cubo di Rubik, e dopo tanto ho deciso finalmente di mettere insieme effetti di mia invenzione e di unirli tutti in un unico prodotto, appunto Cubo Magia, che sarà banalmente una scatola con all'interno un cubo e delle carte necessarie per fare un effetto, che sarà disponibile su Edstore appunto dal 2 ottobre, quindi martedì. Ah, prima che me lo chiediate, ovviamente non è che vi invio le cose con la performance degli effetti e non vi spiego niente, il concetto che c'è dietro è che appunto sono performance che poi io spiegherò in questo DVD, che non sarà propriamente un DVD, perché sarà in realtà un DVD digitale, nel senso che lo vedrete andando in una pagina, però sarà un prodotto fisico, perché appunto è questa scatola dove all'interno c'è del materiale per appunto poter eseguire tutte le performance contenute all'interno di Cubo Magia. Detto questo ragazzi, vi ringrazio per avermi ascoltato e ci vediamo martedì con il trailer di Cubo Magia, e ora continuo a fare i pacchi per spedire il rompicapo. Ciao ragazzi!